Eccomi. Come mai siamo qui? Domanda interessante. Passiamo subito ai motivi per comprarlo. In Italia, solo da questa serie 4 è diventato uno smartphone. Nel senso che il principale motivo che mi sono sempre dato come scusa per comprarlo è che nelle nostre giornate siamo sempre attaccati al telefono. Questo non vale solo per la mia generazione, ma ormai per tutte le fasce di età. A volte infatti lo usiamo per cazzeggiare, ma a volte è proprio per necessità. Chiamate di lavoro, agenda, navigatore. Quindi, almeno personalmente, mi era impensabile pensare anche solo di andare sotto casa a bere un caffè senza avere il telefono in tasca. Con il Watch Serie 4 posso finalmente dimenticare il telefono nell'altra stanza e uscire di casa sapendo che per emergenze posso ricevere telefonate, WhatsApp, mail, ho il navigatore, eccetera. Quindi questo diventa in tutto e per tutto un sostituto dell'iPhone. E questo mi libera una delle tasche dei pantaloni. La seconda tasca, e quindi il secondo motivo per comprarlo, viene liberata dalla funzione Apple Pay. Con due clic di lato, infatti, posso attivare Apple Pay e pagare in qualsiasi negozio con il POS contactless. Quindi, delle tre cose necessarie per uscire di casa, chiavi, telefono e portafoglio. Con l'Apple Watch ben due me le posso dimenticare. Dall'altro lato della medaglia, o del watch, anche se no, qui abbiamo il sensore per il battito cardiaco, abbiamo due lati negativi. Come forse sapete, ho una palestra a Milano e quindi ovviamente mi alleno, ma anche perché è una delle funzioni più pubblicizzate da Apple stessa negli spot, un lato che mi interessava era ovviamente il lato sport. Quindi Apple, non puoi mettermi il GPS, che quindi tiene traccia della strada, velocità, eccetera, e anche il sensore cardio, ma poi non permettermi di ascoltare la musica con le cuffie wireless. Perché questa funzione ovviamente c'è, ma per ora è limitata all'essere praticamente un telecomando per il telefono. Se infatti facciamo partire la musica da iPhone, sia musica Apple che Spotify, ovviamente va sulle cuffie e posso cambiare canzone, eccetera. Ma se scollego il watch dal telefono, come succederebbe se uscissi di casa senza iPhone, lui perde la funzione. Questo perché non puoi scaricare offline suo orologio. Questo è un punto che si potrebbe risolvere in futuro e già per l'app di Spotify si parla di questa funzione nelle prossime versioni. Una cosa che non si può cambiare, ed è il secondo punto negativo per me, è il fatto che in quanto più prodotto tech che orologio vero e proprio, andrà incontro all'obsolescenza programmata. Quindi, a differenza di qualsiasi altro orologio, dal Rolex allo Swatch, non importa il prezzo, ogni anno o comunque due o tre anni, questo andrebbe venduto, andrebbero aggiunti dei soldini e andrebbe preso il nuovo modello. Questo è ovvio per uno smartphone o un computer ormai, un po' meno per quello che si chiama watch, quindi orologio. Detto questo, da questa serie 4 in poi per me ha senso acquistare un prodotto del genere, mentre prima era fondamentalmente un secondo schermo per il proprio telefono, ma più piccolo e più brutto. E tu Siri, cosa ne pensi? Sei gentile a chiederlo, ma quello che penso io non importa.